nostro viaggio alla scoperta dei tesori della comunità ebraica di Roma ci porta oggi a scoprire il gioiello assoluto del nostro patrimonio, il Tempio Maggiore. Pensate, il museo ebraico è collocato proprio nei sotterranei del Grande Tempio, una sequenza di spazi suggestivi, voltati a mo' di cripta, dove è possibile leggere la scansione spaziale dell'aula di preghiera, collocata esattamente al di sopra, ad 1,20 m dal piano stradale. Un salto di quota che equivale a un distacco dal mondo intimo dell'opera, dal mondo esterno quotidiano. L'accesso avviene attraverso una scalinata giusta apposta al vestibolo di accesso, dove nel corso del tempo sono stati immortalati decine di gruppi familiari, qui riuniti per matrimoni, maggiorità religiose e altre occasioni di riunione. Il Tempio Maggiore fu inaugurato ufficialmente il 28 luglio 1904 e da allora non ha mai smesso di suscitare meraviglia. Le forme che lo modellano sono semplici ma dotate di misurata ricchezza. L'impianto planimetrico è a croce greca con la sovrapposizione di tre matronei sorretti dal ritmo delle colonne. Il fuoco prospettico dell'aula di preghiera è dominato dalla maestosa Ronna Kodesh a ridosso dell'abside tergale. Qui la posizione contrapposta di Aron e Tevah, tipica ortodossa, fu abolita in favore di un impianto di tipo emancipato tramite l'avvicinamento della Tevah all'Arca Santa, occupando così il medesimo centro scenografico. Sono ben 800 i posti a sedere, la maggior parte dei quali appartengono alla sala riservata agli uomini. Qui, per ragioni non casuali, troviamo 26 posti per fila, esattamente come il valore numerico del nome tetragrammato di Dio. Gli architetti del Tempio Maggiore furono Vincenzo Costa ed Osvaldo Armanni. I due progettisti si affiancarono agli artisti Domenico Bruschi e Annibale Brugnoli, che si dedicarono interamente alle decorazioni pittoriche delle pareti, dei soffitti e della volta. Armanni fu allievo a sua volta del Calderini, fautore dell'eclettismo romano, dal quale ereditò il gusto per questo tipo di architettura. Il suo progetto per il Teatro di Odessa, di circa un quarto di secolo prima e rimasto per molto tempo inedito, presenta notevoli somiglianze con il Tempio Maggiore. La copertura del tempio, alta ben 46 metri, è unica nel panorama romano. Si tratta di una volta a padiglione interamente ricoperta di alluminio. L'intradosso fu decorato con un motivo a squame dai colori dell'iride, per suggerire l'idea di pace fra Dio e i suoi fedeli. Alla base della cupola si dipinsero palme e cedri del Libano, quale richiamo al vicino Oriente. I cieli sono stellati e le pareti dipinte come preziosi arazzi. All'interno vediamo convivere motivi classici ed esotici, orientaleggianti. Nella scuola di disegno industriale diretta da Bruschi nell'ultimo quarto dell'Ottocento si studiava lo stile della Grecia, dell'Egitto e della Persia. Ne derivò così un ornato sofisticato dove le dorature imitano la diversa incidenza del sole sulle pareti. Le vetrate policrome furono ideate da Cesare Picchiarini, che accostò il repertorio classico ad elementi di gusto floreale, come il giglio ripetuto geometricamente. Luce abbondante proviene anche dalle finestre che bucano il tamburo, suggerendo un'idea di leggerezza della cupola quasi sospesa sul capo dei fedeli. Queste finestre sono 12, proprio come prescritto nello Zohar. L'esterno ha un aspetto massiccio, nonostante il notevole sviluppo verticale comune a molte sinagoghe coeve europee. Il carattere deriva forse dall'adesione ai modelli di un altro protagonista dell'eclettismo, Marco Treves, quello dell'oratorio israelitico di Pisa e del progetto per il cimitero israelitico di Firenze. La facciata è coronata da un timpano sormontato dal candelabro a sette bracci, il più antico simbolo della tradizione ebraica. L'edificazione del Tempio Maggiore, sorto significativamente sulle ceneri dell'antico ghetto, poneva così fine ad un lungo periodo di dolore e diseguaglianze. Oggi rappresenta la manifestazione più alta della civiltà ebraica romana nel suo primo periodo di libertà, che la vide subito capace di reagire, allineandosi alle consorelle comunità del resto del regno e partecipando attivamente alla costruzione di un'Italia liberale.